Tra Harry e Carlo le cose proprio non funzionano e, dopo gli ultimi episodi pubblici, c'è una novità che manda il principe fuori controllo. La situazione tra i due si è inasprita non solo dopo il trasferimento negli Stati Uniti, ma anche dopo la pubblicazione del libro Spare, in cui Harry ha raccontato a tutto il mondo scandali e segreti della Royal Family. Qualcosa che il padre, come William, non ha gradito affatto. Dopo la rivelazione del tumore del re e di Kate Middleton, molti speravano in un riavvicinamento. Eppure, le cose sono solo peggiorate e sembrano prendere una piega di totale distacco tra i due. Re Carlo è ormai un incubo per Harry. Cosa è successo? Harry è stato a Londra per prendere parte a un'attività sportiva in cui era ospite. Carlo ha rifiutato di vederlo per impegni. La questione è sembrata già alquanto preoccupante, viste le sue condizioni di salute. Il sovrano ha anche pensato di donare a William un titolo che apparteneva invece ad Harry e lo ha fatto proprio durante la sua presenza in città, un gesto che non è passato inosservato. La questione però sorge nuovamente oggi quando Re Carlo rischia di esasperare tutti i rapporti, anche quelli di facciata che ci sono al momento. Dopo quanto accaduto infatti, lo stesso ha deciso che Harry, quando vorrà parlare direttamente con suo padre, dovrà seguire il protocollo reale come tutti gli altri, prendendo appuntamento. Niente chiamate sullo smartphone quindi, niente fattori personali in gioco, dovrà passare per l'agenda del re. Questo sembra essere l'ennesimo scacco, qualcosa che dimostra quanto le condizioni siano ormai alla frutta e quindi prossime a una chiusura totale. Per Harry la situazione sta diventando un incubo. Non è un caso se ha rifiutato i regali del nonno per i suoi bambini. Un investimento da oltre 20.000 sterline per un gioco da posizionare in giardino che i due genitori hanno rispedito al mittente. La battaglia è sempre più aspra e se tutti speravano che, viste le condizioni delicate in cui si trova il regno al momento e la Royal Family in generale, potessero esserci le basi per ricostruire la famiglia, il tutto sembra più lontano che mai e quasi impossibile. Senza contare che Meghan in ogni caso si rifiuta anche solo di visitare il paese. Infatti non vi ha mai più fatto ritorno dopo averlo abbandonato. Ulteriori problemi sarebbero in atto anche per il ruolo che i coniugi stanno usando per i loro viaggi di lavoro, che sembrano però mascherati sotto una veste ufficiale, tanto da infastidire Palazzo, che non gradisce da parte loro, avendo perso i titoli per farlo, questo genere di azioni pubbliche. Complessivamente quindi tutto ciò che poteva essere detto e fatto da parte di Carlo verso il figlio ormai è realtà. Per i due non ci sarebbero quindi speranze prossime per un ricongiungimento, ma, piuttosto, il re potrebbe decidere di tagliare beni e altri titoli relativi proprio ad Harry e consorte.